Consiglio Comunale, chiamiamo l'appello. Allora, buongiorno. Catania Franco. Assente. Castiglione Massimo Giuseppe. Assente. Calamucci Salvatore. Presente. Pagano Giuseppe. Assente. Luca Salvatore. Assente. De Luca Maria. Assente. Castiglione Carlo Maria. Assente. Longhitano Samantha. Bresciani Angelica. Assente. Messina Gaetano. Assente. Catania Angelica. Presente. Russo Davide. Assente. Galati Pizzolante Antonio. Petronace Antonio Giovanni Domenico. Assente. Currao Antonino. Assente. Saitta Gaetano. Assente. Luigi Scorpo Rosario. Assente. Liuzzo Scorpo Rosario, scusa. Presente. Savo Causilia. Ruocco Giuseppina. Se n'è andata, assente. Currenti Giuseppe. Presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 presenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 assenti. 9 presenti, 11 assenti. La seduta può iniziare, visto che siamo in seconda convocazione e bastano i due quinti dei presenti per andare avanti. Primo punto all'ordine del giorno. No, c'è una comunicazione, una richiesta da parte dei consiglieri che avevano presentato le due interrogazioni di rinviare le interrogazioni, ma in ogni caso saranno rinviate perché non sono presenti. Quindi chi legge le interrogazioni? Ah, c'è Calamucci. Aspetta. Dov'è la lettera? La lettera che avevamo presentato. Sì, no, l'ho messa io. Questo lo mettiamo già. Dov'è il primo foglio? La prima convocazione dov'è? Questa qua. Regolamento, vabbè, ok. E allora passiamo a proposte di regolamento, istituzione, figura ispettore ambientale, volontario comunale. C'è un verbale della commissione? E perché non sono interrogazioni, non siamo passati già. Undici voti? Non lo so. No, per il regolamento. Solo per il bilancio. Ah, per, no, la maggioranza qualificata è solo per nel regolamento di contabilità per l'attuazione del bilancio. E il punto 10, dell'articolo. Non stiamo parlando del regolamento dell'istituzione della figura ambientale. Allora, la maggioranza qualificata è prevista solo per l'attuazione del bilancio. Quindi la maggioranza degli eletti. Chiarimento così. Prego, consigliere. Grazie Catania. Presidente. La commissione si è riunita il 19 dicembre. Allora, in realtà si tratta di un regolamento che già precedentemente avevamo trattato, però portato in consiglio è stato bocciato. Ora, giacché diventa quasi un obbligo o un suggerimento da parte della Regione, il regolamento viene proposto nuovamente. Si tratta appunto del regolamento dell'operatore o ispettore ambientale, che è la figura che va a collaborare, quindi si tratta solo di una collaborazione con la Polizia Municipale in varie attività di controllo del territorio, quindi controllo ambientale, decoro urbano, randagismo e anche
Si occuperà della verifica di violazioni inerenti alla raccolta ed il conferimento dei rifiuti. Ovviamente la loro attività non potrà sostituirsi a quella delle forze di polizia, quindi polizia municipale, carabinieri, polizia di Stato, polizia provinciale e così via, corpo forestale. Inoltre si precisa quindi che l'ispettore volontario ambientale è destinato solo a segnalare eventuali irregolarità riscontrate. Questi soggetti interessati per poter far parte appunto di questo gruppo di volontariato dovrà praticamente partecipare ad un corso che avrà la durata non meno di 20 ore e dovrà alla fine sostenere un esame, dovrà sostenere e superare quindi un esame. L'espletamento del servizio, poiché si tratta di volontariato, sarà a titolo gratuito, tranne eventuali contributi concessi dalla Regione o da altri enti, oppure somme a titolo di rimborso spese a carico dell'ente comunale. Siccome questo regolamento appunto era già stato abbondantemente discusso nelle commissioni precedenti e comunque essendo simile o se non del tutto uguale a quello precedente, la commissione accoglie favorevolmente il regolamento ed è pronta a discuterlo in consiglio comunale. Grazie. Grazie consigliere Catania. Sono interventi? Consigliere Longhitano, prego. Grazie Presidente. Brevemente per dire che ovviamente accogliamo favorevolmente l'istituzione di questa figura, questo regolamento, come già lo avevamo accolto favorevolmente in passato quando non era ancora un obbligo. Quindi il nostro voto è favorevole, lo accogliamo con piacere, sicuramente sarà una figura che potrà dare a salvaguardia del nostro territorio e quindi da valorizzare, ecco, come già tanti comuni hanno fatto anche in passato quando lo avevamo proposto anni fa. Consigliere Liuzzo, prego. Sì, io sarei molto favorevole all'istituzione di questa figura perché comunque c'è sempre bisogno di persone che sul territorio presidano l'ambiente e supportano l'amministrazione, in questo caso anche le forze di polizia municipale, anche se non si sostituiscono. Su questo tema però e sull'utilizzo di queste figure volontarie vorrei porre una riflessione che non sia l'ulteriore figura che maschera, diciamo, forme di volontariato un po' di necessità di tanti ragazzi che sul territorio poi si trovano in assenza di occupazione, svolgere queste attività per piccoli rimborsi spese che poi vanno a mascherare per certi versi anche attività di sfruttamento del tempo libero di molti ragazzi presenti sul territorio. Quindi facciamolo, ma facciamolo con attenzione, non andiamo a costruire l'ennesima figura, come spesso accade, che vive di questi piccoli rimborsi spese e che maschera per certi versi anche delle occupazioni in nero. Vice Sindaco, prego. Allora, come diceva Samantha, sono stato in passato uno di quelli che non vedeva chiara la figura dell'ispettore ambientale, come che si. Però devo dire che ricredersi è sempre una cosa positiva. Ricredersi poi alla luce di quello che si vive giornalmente dal punto di vista dell'amministrazione. Non è una surroga dei vigili urbani o delle forze dell'ordine che sono preposti ma è sicuramente la sinergia fra cittadino e amministrazione o gli enti amministrativi che amministrano un ente locale in generale, in questo caso il comune o altre autorità, è importante. È come dire, se noi pensiamo che riusciamo giornalmente a spalare la neve di tutte le abitazioni di casa, perché c'è questa pretesa, è una cosa un po' assurda. Bisogna capire che i cittadini, come facevamo ai miei tempi, io non sono tanto vecchio, però mi ricordo che ciascuno dei cittadini si prendeva carico di un pezzo di strada e si faceva carico di quello. Adesso vuole la neve, il sale buttato lì. Ora, l'ispettore ambientale è un colmare, diciamo, lo vedo come colmare quel distacco che c'è fra il cittadino
è quello che deve fare l'ente pubblico, che magari non riesce a sopperire a tutte le esigenze che oggi deve, a cui deve rispondere oggi. Quindi sicuramente prendo atto che serve, perché ho visto dal lato dell'amministrazione come è difficile gestire tutti i processi amministrativi, diciamo, e di gestione della cosa anche ordinaria, non di... Quindi vedo favorevolmente. È chiaro che, anche come diceva il consigliere Liuzzo, non bisogna poi trascendere in sub affidamenti o lavoretti di comodo da dare a qualcuno, sfruttamenti io non ce ne vorrei vedere, ma credo che non sia questa nella ratio del regolamento. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Sembra che ci siano altre richieste di intervento. Passiamo alla votazione. Chi è d'accordo? Chi è d'accordo alla proposta di regolamento istituzione figura ispettore ambientale volontario? Alzi la mano. Astenuti? 3. Contrari nessuno. L'altro astenuto chi è? Io. La proposta non passa. Passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno. Revisione ordinaria della partecipata società posseduta dal Comune di Bronte. Otto maestri. Maggioranza. Perdono, scusate. Perdono. Passa. La maggioranza. Maggioranza. No, pensavo che era... Secondo punto all'ordine del giorno, revisione ordinaria delle partecipate societarie possedute dal comune di Bronte. C'è verbale del... Prego. Sì, il punto è stato analizzato in commissione questa mattina, il verbale riguarda questo punto e i successivi, quindi posso leggerlo magari per intero, così... Poi evitiamo la doppia lettura. Allora, il punto intanto riguarda la revisione delle partecipate ed era presente il dottor Lupo, responsabile della materia in questione. Allora, in data 31/12/2019, a seguito del mancato raggiungimento del numero legale in data 30/12/2019, in prima e seconda convocazione, si tiene, seguendo la prassi regolamentare del rinvio di 24 ore, la terza commissione bilancio. Alle ore 8:30, verificata la presenza della maggioranza dei componenti della commissione, il presidente Liuzzo dichiara aperta la commissione con il seguente ordine del giorno: revisione ordinaria delle partecipazioni societarie, riconoscimento debiti fuori bilancio proposto 87 quinta area, riconoscimento debiti fuori bilancio proposto 85 sesta area, riconoscimento debiti fuori bilancio proposta 89 non area, riconoscimento debiti fuori bilancio lavori di somma urgenza proposta 90 della quinta area, riconoscimento debiti fuori bilancio lavori di somma urgenza proposta 91 della quinta area. La commissione inizia ad analizzare il primo punto all'ordine del giorno, revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Bronte, e su tale punto interviene il dottor Nunzio Lupo, responsabile competente, il quale illustra l'elenco delle partecipazioni possedute dal nostro Comune, distinguendole in obbligatorie, poiché definite dalla normativa, e facoltative. Il dottor Lupo evidenzia la presenza di partecipazioni volontarie di bassa rilevanza, ma dall'elevata utilità, e che su tali partecipazioni sono state confermate da parte della Giunta Comunale. Concluso il dibattito su questo primo punto all'ordine del giorno, si passa all'analisi del secondo punto. La Commissione, vista l'entità dei debiti portati a conoscenza del Consiglio Comunale, inizia l'analisi della proposta presentata alla Quinta Area, analizzando nel dettaglio le poste che avevano bisogno di ulteriori chiarimenti. In particolare la Commissione si concentra sull'analisi delle somme derivanti dalla sentenza 76 del 2 gennaio 2019, pari a 134
0,13,33 euro, e evidenzia, grazie all'intervento dell'ingegner Caudullo, che tali somme sono una parte residuale di un contenzioso derivante dall'accettazione con riserva della gara riguardante l'urbanizzazione dei nuovi lotti della zona artigianale. Della sentenza 3659 del 14/9/2019, pari a 24.932,77 euro, riguardante un contenzioso dei primi anni 2000. Conclusa la lettera A, si passa all'analisi della lettera E. In tale sezione si analizza la posta riguardante il debito numero 3, pari a 22.792 euro, il cui importo è determinato da giornate non contabilizzate riguardanti i periodi non coperti da gara nella gestione del servizio di depurazione. Si tratta comunque di annualità precedenti al 2012 all'incirca. Successivamente si passa all'analisi del punto numero 5, che riguarda l'incarico del medico legale, pari a 35.000 euro riguardante esercizi precedenti, e il responsabile dell'area chiarisce che tale importo viene presentato come debito fuori bilancio, poiché in periodi precedenti la dotazione in bilancio di previsione era inferiore alle necessità. Conclusa l'analisi delle poste debitorie, si passa all'analisi delle somme urgenze presenti alla proposta delibera 90 e 91. Su tali proposte, il responsabile dell'area porta a conoscenza la Commissione dei fatti che hanno determinato l'urgenza degli interventi. Successivamente si passa all'analisi delle poste debitorie riguardanti la sesta area. Su tale tematica interviene il dottor Caraci Pietro, il quale evidenzia la modesta entità delle somme da riconoscere e la natura giudiziaria del debito. Tali somme intimate, infatti, derivano da sentenze della Commissione Tributaria Provinciale. Alle ore 9.30 la Commissione risulta conclusa. Ci passi una copia? Sì. Magari se vuole fare un intervento su tale tema il dottor Lupo. Aspetta, una copia del verbale? Certo, quanto riguarda i partecipati. Dottore Lupo, prego. Per quanto riguarda i partecipati, non posso che riprendere il discorso fatto in commissione. Il discorso delle partecipate del nostro comune, tutte le partecipate che noi abbiamo già detto da diverse sedute di consiglio hanno una quota di partecipazione molto modesta, addirittura quella più alta, che la quota di partecipazione più alta è quella di Ioni Ambiente, che è una delle società obbligate, che fra l'altro anche in liquidazione. Per quanto riguarda le tre società che rientrano nella fattispecie di mantenimento per quanto riguarda la partecipazione di questo ente, sono tutte e tre considerate dall'esecutivo importanti, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di avere dei finanziamenti che potrebbero dare l'infa a questo comune. Fra l'altro, due di queste sono anche in liquidazione. Per il resto noi stiamo trattando come per legge la revisione ordinaria del 2018, che deve essere poi riportata sul portale del Ministero entro i primi mesi del 2020. Questo è quanto. Grazie, dottore Lupo. Interventi? Siamo i numeri? Sì, siamo adesso siamo 2, 4, 6. Vabbè, ma ci siamo. Ma siamo. Ma dobbiamo metterci il Angelica, no? Consigliere Luca, prego. Credo che in qualche altro consiglio comunale si era chiesto questa partecipata dell'Ione Ambiente, del Lato, e si era dato mandato all'amministrazione anche di vedere come poterne uscire da questa impasse, perché è una spesa inutile, è una spesa che questo comune ha e che praticamente non può per sempre sopportare.
rispetto anche ad altri comuni che io conosco, che però sono tranquilli e sereni, perché non pagano, e l'unico comune che in questo momento, uno dei comuni più grossi che paga, è il comune di Bronte. Quindi se nel frattempo ci sia qualche risposta da parte dell'amministrazione, si ha proceduto attraverso qualche legale eventualmente a poterne avere una risoluzione adeguata, in maniera tale che noi non ne parliamo più di questa società, perché è una società che ha portato allo sconquasso anche la raccolta urbana, insomma, e tutto quant'altro. Vice sindaco, prego. No, semplicemente dire assessore questo, che i legali hanno preso in carico la pratica e hanno scritto all'Unione Ambiente per la questione delle fatturazioni, ma potersene uscire è obbligatoria per legge questa cosa, quindi non è una volontà dell'ente di pagare o non pagare, gli altri comuni saranno inadempienti, ma è obbligo di legge questa cosa. E purtroppo dobbiamo chiederlo alla regione, è obbligo, purtroppo sì, non c'è alternativa. Sulla questione delle fatturazioni gli uffici hanno trasmesso delle note e hanno chiesto chiarimenti. Grazie assessore Liuzzo. No, è solo per precisare, l'assessore Di Mulo ha partecipato alle riunioni dell'SSR che dovrebbe via via sostituire quello che era il calderone del lato. Però anche lì ci sono dei forti problemi, perché su come imbarcare il carrozzone dal lato deve essere imbarcato dal carrozzone dell'SSR. Ci sono delle diatribe che sarebbe, diciamo, anche banale e puerile ripetere qua. Non sono le motivazioni dei soldi o l'interesse dei cittadini, però sorvoliamo su cosa pensa Cireale, cosa pensa Giarre su questa comitiva di cose. Quindi sono problemi in capo a una regione che non vuole risolvere il problema, vuole mantenere questi posti di sottogoverno. Questa è una mia idea, mi assumo la mia responsabilità, la responsabilità di quello che dico, e quindi siamo incastrati in questa cosa che per legge noi possiamo fare come i comuni poco virtuosi, non pagare e diventare inadempienti. Anche noi, però la buona amministrazione o l'interesse delle casse dell'amministrazione comunale finché può ci indica di pagare per non avere esposizioni future, premesso che sono soldi che è chiaro che a tutti noi sembrano delle cose assurde per dover pagare. Se la regione si decidesse di essere un po' più virtuosa e più seria, dovrebbe porre rimedio lei. L'ente liquidazione non lo so chi se lo può comprare, noi vendiamo queste azioni, a chi le vendiamo? Così carte e debiti? Nessuno. E quindi se non c'è il papà di questa famiglia, che noi siamo i figli, che prende una decisione da buon padre di famiglia, noi saremo sempre costretti a pagare, fin quando ce la facciamo. Adesso ce la stiamo facendo e paghiamo. Quando non ce la faremo, non lo so cosa succederà. Diventeremo inadempienti come Giarre, come altri. Grazie vice sindaco. Dottore Luca, prego. Volevo aggiungere un'altra cosa, questa società è un consorzio di enti pubblici e che non può essere messa nel normale mercato mobiliare, quindi qualora si dovesse sciogliere, si scioglie definitivamente, cioè non possono essere quote cedute ad altri soggetti, trasferite ad altri soggetti, non solo, ma fra l'altro è in liquidazione, anche se si potesse cedere, non si possono cedere. Sì, infatti ho detto, essendo un consorzio pubblico, lo può sciogliere solo non possiamo noi mettere sul mercato mobiliare queste quote, non avremmo acquirenti. Non... A differenza delle altre società, quelle libere, che non sono imposte per legge. Voglio dire... Qua bisogna che anche l'amministrazione, le varie amministrazioni facciano ferro e fuoco attraverso l'assessorato per poter ripianare il tutto, perché è una spesa inutile continuare così. Si va, come dire, allo spascio completamente, perché praticamente si aspetta che tutti i comuni falliscano. Non è possibile questo. Consigliere Liuzzo. Vabbè, il problema secondo me è di un'altra natura, riguarda la conclusione della fase di liquidazione, cioè noi siamo in liquidazione dal 2012, la liquidazione è un fatto straordinario della vita aziendale, ha un inizio e una fine, noi abbiamo visto l'inizio del 2012,
non vediamo la fine, perché poi comunque si tratta di questo. Alla fine, conclusa la fase di liquidazione, in questo caso è una società di capitali molto particolare, fosse stata un altro tipo di società di capitali, ci si soddisfava col capitale. Nel nostro caso possibilmente saremmo costretti a ripianare le perdite, però è una cosa che di fatto facciamo ogni anno, perché questa società tra l'altro non chiude in perdita, chiude in pareggio, mette le perdite, anziché metterle tra le perdite, le mette come ricavo e le fa pagare i comuni. Questo è secondo me il giochino che si deve provare ad interrompere, anche perché nel caso in cui questa partecipata chiudesse in perdita, il compenso dei liquidatori si dovrebbe dimezzare, se non sbaglio. La cosa che più volte abbiamo sollevato in commissione bilancio è proprio questa: provare a invertire la costruzione dei bilanci di questa società, riconoscendo i costi come tali e, se superiori ai ricavi, riconoscendo la perdita d'esercizio della società Ioni Ambiente, non il pareggio e la copertura delle perdite da parte dei soci, perché il giochino sta tutto lì. Quindi questa cosa l'abbiamo più volte evidenziato, io non so a che punto è nelle attività dell'amministrazione. Grazie consigliere Liuzzo. Ci sono altri interventi, ora passiamo alla votazione. Votiamo la revisione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Bronte in ottemperanza all'ex articolo 20 decreto legislativo 19/8/2016 numero 75, come modificato dal decreto legislativo 16/6/2017 numero 100. Chi è d'accordo alzi la mano? No. Astenuti? Uno, Calamucci. Contrari nessuno. Passiamo a questo punto all'ordine del giorno, debiti fuori bilancio. Riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio relativi all'anno 2019 della quinta area. Questi vanno a uno, uno. Votate uno. E sono 1, 2, 3, 4, 5 punti all'ordine del giorno. 1, 2. Sono 5. 3, 4, 5. 6, com'è? Oh. Sono 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè, la prima è l'87? Perfetto. La prima è l'87. Okay. Lasciate qua se gli serviva. E allora leggo la proposta. Questa è la proposta di delibera del Consiglio Comunale numero 87 di riconoscere a norma dell'articolo 194. Prego. Sì. Se incompatibile. Microfono, per favore. Invece sì. Come? Sì, sì, dico nella 80. Vabbè, ancora non stiamo votando. Puoi parlare, ancora non stiamo votando. Il momento del voto, puoi parlare. Prego. Chiedevo al segretario, dico, se si tratteranno i singoli punti della proposta 87 autonomamente oppure
si devono trattare globalmente, perché in uno dei punti ritengo di avere una incompatibilità. È unica, è unica. Saranno votati per aria. Sì. 3, 1 e 1. E l'87 è unico. L'87 no, sono 6 quintaria, sono 87. Scotto. Sì, sì. Ufficio tecnico, ma ci sono altre due l'ufficio tecnico. Ah no, sono sommergenti. Ma è unica proposta, ho capito. È unica. Non so qua, è scritto così. No, no, ma lui dice nell'87. Sì, 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 una per ogni area, per ogni area. Quindi... Sì, nell'87 c'è lettera A, lettera E. Io volevo chiedere, se non ci sono 12 punti in questa proposta, negli altri 11 non ho problemi. Ma è unica. È unica. Ok. Così è stata fatta. Sì. No. Vabbè, leggo la proposta. Ci siamo? Riconoscere a norma dell'articolo 194 la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui agli allegati prospetti A e B, montante complessivo 530.991,17 euro, facente parte integrante della presente delibera. Provvede al relativo finanziamento nel seguente modo: per i debiti di cui è allegato A e i punti 1, 2 e 3 ammontanti ad euro 274,02 mediante utilizzo delle somme già previste nell'apposita emissione e programmi di bilancio di competenza 2019, per i debiti di cui è allegato B ai punti 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ammontanti ad euro 221,986,15 mediante utilizzo delle somme già previste nell'apposita emissione e programmi del bilancio di competenza 2019. Per i debiti di cui l'allegato B al punto 5 ammontante ad euro 35.000 nel modo seguente: per il debito per 17.500 mediante utilizzo della somma già prevista nell'apposita emissione e programma del bilancio di competenza 2019, per 17.500 nell'apposita emissione e programma del bilancio pluriennale 2020. Vabbè. Sono interventi? Chiamiamo l'ingegnere. Chiamiamo l'ingegnere, prego. Sì, sì. Chiamiamo l'ingegnere. Ingegnere, a lei la parola per quanto riguarda la proposta di riconoscimento e legittimità debiti fuori bilancio per l'anno 2019. Parliamo della delibera numero 87. Se ci può aggiornare in merito. Questa delibera riguarda i debiti fuori bilancio derivanti sia da sentenze emesse per contenziosi che si erano generate in precedenza, che da ulteriori esigenze riguardanti forniture, servizi e quant'altro, che naturalmente attinenti ad anni, sia all'anno in corso ma soprattutto ad anni precedenti, per i quali poi non si è potuto concretizzare l'impegno di spesa, che il preventivo impegno di spesa. Per quanto riguarda le sentenze, abbiamo una riguarda i lavori dei contratti di quartiere 2 di Contrada Sciarotta, che si definirono 3-4 anni fa e poi scaturì in sede di sottoscrizione degli atti di contabilità finale. L'impresa sottoscrisse gli atti contabili con riserva, formulando 3 o 4 riserve per un totale di, se non ricordo male, dovrà ammontare di 400.000 euro. Queste riserve sono state respinte dal RUP, cioè da me, ero il responsabile del procedimento, per cui è scaturito un contenzioso presso il Tribunale di Catania,
perché c'è stato un consulente tecnico d'ufficio che è stato nominato, che ha riconosciuto delle quattro riserve che erano state apposte dall'impresa, ne ha riconosciuto solamente una per un totale di 80 e passa mila euro, che è incluso anche le spese, interessi o quant'altro. Arriviamo alla sentenza, la numero 252/2019 del Tribunale di Catania, che ha riconosciuto 104.115 per il contenzioso, per all'impresa, e poi le spese per un totale di 5.471,70. Un altro contenzioso riguarda i lavori della zona artigianale. Per i quali sempre sono state apposte delle riserve. Volevo dire a proposito che non è che la pratica di apporre riserve a una contabilità dei lavori pubblici prima non era una prassi, oggi è una prassi, perché tutte le imprese, in maniera abbastanza diffusa, appongono riserve spesso nella fase conclusiva delle opere pubbliche. Su questa, anche in questo caso, l'esigenza è stata riconosciuta in parte per un totale, con la sentenza 76 sempre del 2019, per un totale di 68.000 euro. Infine abbiamo un'altra sentenza che riguarda la riqualificazione tecnologica degli impianti di pubblica illuminazione, riguarda il vecchio project financing, oggi si chiamerebbe concessione, riguardava il riconoscimento delle spese di redazione della proposta di project a una ditta che aveva proposto il project ma non era rimasta aggiudicataria di questa concessione, per cui scaturì all'inizio, circa 15-16 anni fa, un contenzioso che si è definito con la sentenza del Tribunale di Catania nel 2019, la 3659, e l'importo è circa 25.000 euro, 24.932. Poi abbiamo 8 proposte di debiti che riguardano, che vi elenco. Uno è il pagamento della fornitura di acqua per la zona Santissimo Cristo all'Acoset. Noi all'Acoset paghiamo sia le spese di produzione acqua, cioè la clorazione e quant'altro, per le fonti Ciapparazzo, per la quota che è destinata al comune di Bronte. Questa riguarda una fornitura che venne attivata 4-5 anni fa, non mi ricordo male, nel 2014-2015, per consentire di migliorare l'erogazione idrica nella parte a monte della zona Santissimo Cristo, cioè nella parte che va dalla zona artigianale a salire fino ad arrivare alla strada che porta a Monte Minardo. Non è stato possibile, anche perché il pagamento era legato all'effettivo consumo che non era possibile quantificare preventivamente, e abbiamo potuto coprire questo debito. Oggi mi pare ci siamo normalizzati per ciò che riguarda questa fornitura, per un totale di 22.895. Poi abbiamo il debito numero 2, che è una sanzione amministrativa per una contestazione da parte dell'ARPA sull'impianto di depurazione per assenza di autorizzazione allo scarico, ed è una sanzione di 6.000 euro. A questo proposito mi preme sottolineare e chiarire che il depuratore che ha il comune di Bronte è uno dei pochi che funzionano nell'ambito del bacino imbrifero del fiume Simeto, e l'ARPA ha fatto una sanzione, la sanzione combinata dall'ARPA non riguarda un cattivo funzionamento dell'impianto con un superamento dei parametri stabiliti dalla normativa, bensì l'assenza di autorizzazione allo scarico, per la quale autorizzazione allo scarico questo ente ha fatto, c'è tutta una vicenda che ora si sta cercando di risolvere, aveva avuto un'autorizzazione allo scarico, l'ha rinnovata nel 2014
e dal 2014 a oggi c'è stato sempre sempre dei riscontri da parte dell'assessorato energia che non hanno consentito l'emissione di questa autorizzazione, che ora sembrerebbe sia in procinto di essere rilasciata. Per cui questa sanzione è esclusivamente una sanzione amministrativa, così come anche 6.015 euro. Poi abbiamo il debito numero 3, sono degli arretrati che dobbiamo pagare per i servizi di gestione dell'impianto di depurazione attinenti fino al 2017, perché poi da quel periodo in poi c'è stato il contratto stipulato con l'impresa e quindi già si è normalizzato anche questo servizio per un totale di 22.792. Poi abbiamo il numero 4 che è l'immancabile, pagamento alla società Ioni Ambiente in liquidazione per i costi che riguardano il 2017. Perché cosa succede? Perché c'è sempre Ioni Ambiente? C'è sempre Ioni Ambiente perché Ioni Ambiente ha dei tempi che non sono sincronizzati con i tempi di redazione del bilancio, cioè le spese, la fattura attinente l'anno precedente viene emessa l'anno dopo e non si sa mai qual è l'esatta quantificazione di queste somme. Per cui, pur avendo, per essendo quasi in regola con un ambiente, capita sempre, qui la collega può anche esserne testimone, fra virgolette, che Ioni Ambiente emette la fattura a saldo, quindi la messa l'anno dopo e quindi provoca il debito. Poi abbiamo un rimborso per le spese per incarico di medico competente perché di 35.000 euro perché c'era l'obbligo di effettuare le visite a tutti i dipendenti negli anni antecedenti del 2016 per insufficiente capienza del bilancio e per il notevole importo che si è man mano complessivamente accumulato, è scaturito questo debito, anche perché la sorveglianza sanitaria è un obbligo di legge stabilito dal decreto 81 del 2018. Poi abbiamo un debito per spese di toponomastica di 3.000 euro, il numero 7 è un debito con il canile Mr. Dog per servizi attinenti al 2018 e l'ultimo riguarda la raccolta del percolato nell'ex discarica di Contrada Margio Grande di 20.000 euro. Grazie ingegnere. Interventi? Consigliere Currao, prego. Io, Presidente, ancora prima di iniziare volevo, come dire, fare una osservazione, no? Nel senso, come dire, ogni volta che siamo in procinto di elezioni tutti si attivano, si mobilitano, perché magari hanno intenzione di essere eletti, a rappresentare i propri cittadini. Premettendo che a me non piace mai parlare di chi non c'è, però mi dicono anche che di solito gli assenti hanno sempre colpa e io, tornando al discorso che stavo facendo, non capisco perché c'è tutta questa foga durante la campagna elettorale e poi in consiglio comunale vale per la maggioranza e per l'opposizione, non senza distinguere nessuno. Non vengono, non si presentano, non gli interessa, io non saprei dire, tolto sicuramente chi ha degli impegni professionali o personali, quello succede a tutti, ma sto iniziando a immaginare che in molti non hanno più interesse a governare la propria città, però magari cercano i voti e si vogliono candidare ripetutamente, si è liberi di farlo, però è importante che i nostri concittadini iniziano veramente a capire chi li vuole rappresentare, a prescindere a quale organizzazione politica o civica possa appartenere. Siamo oggi, penso che dei presenti, forse solo Angelica Catania, ne parlavamo poco fa con la collega Longhitano, era presente nell'amministrazione passata e buona parte di questi debiti fuori bilancio, per l'appunto, senza criticare la vecchia amministrazione, solo come dire un appunto, fanno capo alla vecchia amministrazione. Però io mi sarei aspettato che chi fa parte comunque di quel gruppo
almeno oggi, per, come dire, per rispetto nei confronti della cittadinanza, ancora prima del Presidente del Consiglio, del Sindaco e di tutta la Giunta, ma per rispetto della cittadinanza e della ragioneria, che è il 31 dicembre, quindi lo dico sempre, io ringrazio sempre la signora Benvegna, si ritrova a fare conti, a fare quadrare i conti nel nostro comune fino anche il 31 dicembre. E probabilmente io spero che possa finire prima di mezzogiorno, perché, come dire, le feste sono anche dei nostri dipendenti. Quindi ci terrei veramente che al prossimo, come dire, da qui ai prossimi mesi, i nostri cittadini, ecco, si accorgessero veramente di chi ha a cuore la nostra città. Poi che siano, che facciano parte di un gruppo o di un altro, ha poca importanza. L'importante è che chi vuole essere eletto, chi vuole candidarsi, ecco, sia presente nei momenti più importanti. E non dobbiamo rincorrere i consiglieri, non dobbiamo stare dietro a chi magari volutamente non viene apposta o si fa desiderare. E ci tenevo semplicemente a ringraziare i presenti di ieri e di oggi, che hanno magari messo da parte le proprie attività per essere presenti in questo consiglio. Venendo ai discorsi invece, che, come dire, al punto che stiamo trattando, io volevo fare una domanda all'ingegnere Caudullo per capire un po' se era possibile nel dettaglio le date dei vari debiti, soprattutto all'inizio, mi pare ce n'era uno di 200.000 euro e uno ha detto di 400, se non ho capito male, o era inizialmente di 400.000 e poi... All'inizio, quello che è proprio il primo che ha citato. Sì, quello era di Appalti Italia, dei contratti di quartiere. Aspetta che vediamo la data. No, è 104 inizialmente. Sì, che poi è stato... E l'anno qual era? La sentenza è dal 2019. L'anno di provenienza... E il 2014, non ricordo male. No, questa è la numero 1, ha detto. La numero 1 ha detto, no? Sì. La numero 1, sì. 2014 hanno di provenienza. Ah, perfetto. Quando furono completati i lavori dei contratti. No, di niente, era, come dire, semplicemente non era rivolta a lei, ingegnere, ma per sottolineare che chi faceva parte dell'amministrazione precedente se ne frega, come dire, del lavoro fatto a metà. Così come oggi mi ritrovo magari qualche debito fuori bilancio che riguarda, o che è caduto, ecco, diciamo, si è ritrovato nell'amministrazione Calanna, ma che in realtà riguarda lavori e strutture fatte in passato, che riguarda, un esempio banale, la caserma dei Carabinieri, ma questo comunque poi ci sarà chi dopo di me ne parlerà in modo più approfondito. Quindi niente, io volevo solo semplicemente sottolineare la serietà dei presenti e, salvo chi magari ha impegni personali o di famiglia, la poca onestà intellettuale e politica di chi ripetutamente non viene ai consigli e non so il motivo. Grazie. Questa è una discussione che vale per tutti, eh? Destra e sinistra. Dico. Presidente, no, io sto mi sono riferito ai 20 consiglieri sto comunali. Sto confermando, è una discussione compresa che vale per tutti. Qua. Non ho detto maggioranza o opposizione. Una precisazione, perché non... Consigliere Calamucci, prego. Mi riallaccio al consigliere Currao. Ma lei parlava dal 2014 e poi della sentenza del 2019. Io non l'ho capito. Il debito fuori bilancio nasce in virtù della sentenza, quindi nel 2019, giusto? Nel 2014 però questo debito mi sembra che ancora non c'era. Il debito arriva in virtù di... Mi sembra di aver capito così. Però... Consigliere, come dire, poi si è andato in causa, ma il problema è nato nel 2014, no? Se si fosse affrontato in modo diverso nel 2014, però stiamo parlando di area fritta, ma la sentenza comunque non dice che il debito non... La sentenza. Le contenziose scaturirono nel 2014 per i lavori che sono stati nel 2014. È chiaro che poi le sentenze, non sappiamo come la giustizia, le sentenze civili, c'è un termine, anzi qui 5 anni, spesso durano anche 10 anni. È chiaro poi che si è definito con la sentenza. Non è un problema di corpo. Non era, io quello che volevo dire, non è un problema di colpe, perché qua cerchiamo sempre le colpe, colpa di questa amministrazione, colpa della precedente amministrazione. Figuratevi, io non devo difendere un'amministrazione di
neanche ne facevo parte, però per capire, no, è giusto che tu parli di un debito, era solo, no, era solo per chiarire in virtù di una sentenza del 2019, chiariamole, perfetto. Consigliere Longhiano, prego. Grazie Presidente, apprezziamo lo sforzo del Consigliere Camolucci di difendere l'indifendibile, cioè è chiaro che stiamo parlando di una sentenza, è chiaro di un contenzioso, che è chiaro che si tratta di un contenzioso che nasce nel 2014, poi ovviamente la burocrazia ci insegna che le sentenze ovviamente sono successive, quindi ci ricade. In ogni caso, al di là diciamo di questa piccola precisazione, quello che oggi ci porta ad essere qui il 31 dicembre è senso di responsabilità da parte di questi, dei consiglieri di maggioranza presenti e da parte dei consiglieri di opposizione che sono presenti. Ovviamente l'osservazione va fatta perché, consigliere Calamucci, mi smentisca se sbaglio, ma spesso e volentieri io ho letto comunicati da parte dell'opposizione, del gruppo al quale lei appartiene, che diciamo si prendevano tra virgolette i meriti di aver votato i bilanci piuttosto che le variazioni e quindi diciamo di aver tra virgolette fatto, chiamiamola così, fatemi passare il virgolettato, una cortesia a questa amministrazione. No, mi dispiace, ma approvare il bilancio come oggi approvare dei debiti fuori bilancio, che ribadisco si tratta di tre sentenze che comunque appartengono alle amministrazioni precedenti, ecco, parla plurale perché ce n'è qualcuna anche che risale al 2000, ok? Quindi non parliamo dell'amministrazione Firarello, ma mi pare dell'amministrazione Zappia. Ci sono diversi debiti appunto che non hanno trovato copertura, qualcuno che riguarda questa amministrazione, qualcuno lasciato anche in campagna elettorale. Mi fa sorridere che dobbiamo pagare diciamo un'azienda perché ancora dal 2015 devono essere pagate le targhe in fretta e furia consegnate in campagna elettorale perché per procedure, con procedure tra l'altro neanche legittime, sono state intitolate vie, ripeto, marzo-aprile 2015 e ci troviamo a pagare dei debiti a questa ditta. Fa ridere anche, purtroppo, no, fa ridere, no, fa piangere, che dobbiamo oggi pagare 35.000 euro per la caserma dei carabinieri, lavori in somma urgenza che ha dovuto dare questa amministrazione, ma sempre per quale motivo? Perché in campagna elettorale, in fretta e furia, e oggi ci troviamo diciamo, a pagare i difetti di una consegna fatta così, in fretta e furia, nel mese, mi pare, non so se era aprile, sempre in campagna elettorale. Quindi, siccome siamo responsabili, oggi siamo qui, perché è giusto che se comunque sono stati fatti dei lavori nell'interesse della collettività, ci sono ditte che devono essere pagate, quindi votiamo favorevolmente. Però sarebbe bene che questo senso di responsabilità che l'opposizione sente addosso quando, o meglio, diciamo, comunica alla cittadinanza di essere così responsabili perché approvano il bilancio, no, il bilancio serve a tutta la collettività, lo avessero anche quando ci troviamo a trattare debiti che ribadisco, per una buona parte sono tutti precedenti a questa amministrazione. Oggi speriamo noi, diciamo che abbiamo cercato, da quello che io so, meglio l'amministrazione ha cercato di colmare, ecco, tutti, di saldare tutti questi debiti, perché l'interesse, ribadisco, è quello delle aziende, hanno fatto dei lavori, hanno dato dei servizi a questo comune e quindi devono essere pagati senza alcun atto d'eroismo. Siamo qua, siamo responsabili, gli assenti si prenderanno le loro responsabilità. Grazie consigliere Longhiano. Altri interventi? No. Passiamo alla votazione. Siamo 8. Luca che manca. Vabbè, non leggo più la proposta. Allora, votiamo la proposta numero 87, riconoscimento legittimità dei debiti fuori bilancio relativa all'anno 2019. La proposta numero 87. L'aria, la quinta aria. Chi è d'accordo? Alzi la mano. Un attimino che dobbiamo scrivere perché... Un attimino, sì. Longhiano. Astenuti? Liuzzo e Calamucci? Calamucci. Contrari nessuno. Va bene. Approvata.
come dice Nunzia. Siamo seccati. Messina non c'è. Messina da fuori. Luca, dopo il primo punto è uscito. Dopo il secondo punto, scusa. Dopo il secondo punto. Va bene. Come sono scritto? Non ci posso fare. Quarto punto. Allora, quarto punto della delibera numero 85, riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio 2019. Dottore Caracci, proposta dal dottore Caracci. Prego, dottore Caracci. Guarda, riconoscimi. Riguarda il riconoscimento dei debiti fuori bilancio per due sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania. La prima riguarda il giudizio promosso dal ricorrente con ricorso numero 7576/2013 avverso cartella per pagamento ICI 2010 a favore dell'avvocato Maria Rosaria Finocchiario per un importo di 145,91 euro. La seconda è sempre un'altra sentenza per ricorso numero 2177 per ICI 2011 a favore dei Foti Belle Gambe Antonino e Foti Maria, sentenza 3192 del 18/3/2019, sempre emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania, per 190,32 euro, quindi il totale viene 336,23. Ci sono domande? Ci sono domande? No, mi sembra di no. Passiamo alla votazione. Dunque, allora. Votiamo la proposta di delibera numero 85, riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio anno 2019. Chi è d'accordo alzi la mano? All'unanimità dei presenti. Votiamo gli immediati esecutività, chi è d'accordo alzi la mano come prima. La proposta di delibera numero 86, debiti fuori bilancio relativa a sentenze passate in giudicato immediatamente esecutive. Questa è la proposta dal comandante, dal comando Vigile Urbano. Vabbè, leggo la proposta, vediamo, leggo la proposta. Propone di riconoscere a norma dell'articolo 194 la legittimità del debito fuori bilancio di cui all'allegato prospetto A e ammontante ad euro 186 facente parte integrante della presente delibera. Dare mandato al responsabile dello staff polizia municipale, eccetera, eccetera. Sono 196 euro. È un ricorso presentato verso un verbale di contestazione numero 12.917 del 16/3/2019. È stato annullato in pratica il verbale condannando il comune a risarcire il ricorrente. Azzara Angelo.
È una sentenza, la sentenza è la numero 66 del 2019. 183 euro. Sì. Votiamo o ci sono interventi? Votiamo. Votiamo la proposta numero 86, debiti fuori bilancio relativi a sentenze passate in giudicato immediatamente esecutive. Chi è d'accordo alzi la mano. All'unanimità dei presenti. Votiamo l'immediata esecutività. Come prima. E ci siamo. La proposta numero 91, lavori di sommorgenza per la messa in sicurezza e di ripristino del rivestimento esterno presso la caserma della stazione dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 50/2016 e seguenti. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 163,3, 194,1 lettera E del decreto legislativo numero 267/2000 e seguenti. Questa è la numero 91. E allora sono stati messi sotto sopra, scusate. E c'è stata allora. E allora ritorniamo indietro. La proposta è la numero 90 del 23/12/2019. Lavori di sommogenza per l'intervento di messa in sicurezza degli edifici ubicati al secondo piano del Palazzo Comunale in via Spedalieri, ai sensi dell'articolo 163. Bene, parliamo del comune in pratica. Ingegnere, vuole dire qualcosa? Niente, questi lavori. Sua discolpa, dico. Ma è chiaro che il compito più difficile, lo dicono le carte del comune, c'era sempre l'ufficio tecnico e non altri, ma è normale che sia così. Questi lavori si sono resi necessari e quindi in sommorgenza perché. E nel mese di novembre è venuto giù e collassato l'intradosso del solaio del secondo piano dove, guarda caso, sono ubicati i locali dell'ufficio tecnico comunale. E questo crollo è stato fortunatamente avvenuto in un orario in cui non c'era presente nessuno. E da quel momento abbiamo verificato tutto il solaio del corridoio del secondo piano, anche di tutti gli altri uffici comunali. Abbiamo riscontrato che da un'attenta verifica che andava rimosso tutto il solaio, tutto l'intradosso del secondo piano, del corridoio del secondo piano dell'ufficio tecnico. Per cui abbiamo dovuto immediatamente individuare una ditta specializzata per poter intervenire immediatamente, perché se no avremmo dovuto dichiarare inagibili gli uffici, con le conseguenze che con gli inevitabili disagi che ne sarebbero derivati. E a quel punto ho condotto anche una verifica sui locali sottotetto che ci sono, dove c'è ubicato l'archivio. Scusate. E quindi si è fatto un intervento anche su alcune parziali sui sistemi di smaltimento delle acque bianche, delle acque piovane provenienti dalla copertura del palazzo comunale. I lavori hanno riguardato anche la successiva apposizione di un controsoffitto con pannelli a norma, sia fonoassorbenti che anche realizzata a norma, e quindi è chiaro che la spesa è lievitata naturalmente per i lavori assolutamente necessari, quelli che erano indispensabili per poter consentire di ripristinare l'agibilità degli uffici. Per ciò che attiene alle cause, francamente, a parte che non avevamo mai notato segni di cedimenti da parte di questa struttura, né vi era presenza di umidità che potesse indurre a pensare che queste strutture potessero indebolirsi. Per cui l'unica spiegazione che possiamo dare a questo evento,
attiene o la formazione di bolle d'aria fra diciamo, le pignatte del solaio e l'intradosso, che poi si sono propagate e in quel punto c'è stato il cedimento del punto più debole, oppure che anche i microsismi che spesso ci sono per effetto, diciamo, derivante all'attività vulcanica, possono aver in qualche modo causato, essere una concausa di questo evento. Grazie, ingegnere. Interventi, mi sembra di no. Passiamo alla votazione. Ma ci siamo. Possiamo votare. L'importo è 25.000 l'importo. Sì, 25.000. Passiamo alla votazione della proposta di delibera numero 90 del 23/12/2019. Lavori di somma urgenza per l'intervento e messa in sicurezza degli edifici ubicati al secondo piano del Palazzo Comunale in via Spedalieri. Chi è d'accordo alzi la mano. All'unanimità dei presenti, votiamo l'immediata esecutività come prima. Ultimo punto. Delibera numero 91 del 24/12/2019. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e il ripristino del rivestimento esterno presso la caserma della stazione dei Carabinieri di Bronte. Per una somma di 35.000 euro. Interventi? Ma già si era fatto l'intervento prima. Prego, consigliere. Prima c'è il consigliere Longhitano. Prego. Dai, forza. Allora, non per essere ripetitiva, ma ovviamente il mio intervento si ricollega a quello fatto poc'anzi. Ovviamente lo approviamo, però ci rendiamo conto che a meno di 5 anni dalla consegna, investire 35.000 euro sulla caserma dei Carabinieri sicuramente è legato al fatto che ci troviamo a dover coprire appunto dei difetti di una consegna fatta in fretta e furia sotto la campagna elettorale del 2015. Quindi ribadiamo per l'ennesima volta il senso di responsabilità, i lavori ovviamente erano obbligatori, li abbiamo fatti e quindi andremo a saldare questo debito. Detto questo, io ringrazio oltre i presenti ovviamente, ma questo dico fa parte, cioè ci siamo proposti alla città, ci siamo candidati e quindi nessuno deve dirci grazie se oggi siamo qua, però volevo ringraziare invece i dipendenti comunali. Quindi soprattutto, come diceva l'ingegnere Caudullo, dice l'ufficio tecnico sembra sempre quello che ha tutte le responsabilità, ma noi la ringraziamo per il suo lavoro, ringraziamo la ragioniera Benvegna, che sappiamo che dopo questo consiglio comunale dovrà ancora lavorare duramente su queste nostre delibere. Ringraziamo oggi il dottore Lupo, che ha sostituito il segretario, la signora Gorgone e i dipendenti comunali tutti. Grazie consigliere Guidana. Dice sindaco, prego. Voleva fare. Stiamo discutendo. Samantha mi ha preceduto. Io ero assente della discussione dei precedenti punti, però penso che abbia avuto modo già qualcuno di segnalare che la corretta amministrazione vuole quella che di lasciare l'ente con meno esposizioni possibili. Esposizioni economiche e giudiziarie, per cui stiamo andando a sanare, come abbiamo fatto l'anno scorso di questi tempi, mi ricordo bene, fra debiti fuori bilancio, transazione e cose varie, quali debiti andavamo a colmare. E c'è un arco temporale, è come se qualcuno avesse fatto debiti 10 anni fa e noi li stiamo colmando, sperando sempre che si capisca la ratio dell'oggetto della questione. Sulla caserma non posso che essere d'accordo con Samantha. La caserma è un'opera collaudata, se non sbaglio, ad aprile del 2015. Non so se l'ingegnere ha un'altra data, ma mi pare che aprile 2015 è stata collaudata la caserma. Un'opera collaudata e consegnata, chiavi in mano, bellissima, eccetera, eccetera, ma che da subito ha denotato tutta una serie di anomalie costruttive.
È chiaro che poi dopo 3-4 anni si presenta il conto e quindi viene a crollare tutto il rivestimento di facciato, gran parte, tant'è che è stato necessario questo intervento di sommergenza. Dico, è solo per sottolineare con una vena anche da tecnica polemica, perché si fanno le pulci magari facendo foto con sfondi di lavori in corso, dicendo che la nostra è incompetenza è latente, si vede dappertutto, però l'incompetenza sostanziale che noi verifichiamo con oltre 700.000 euro debiti fuori bilancio e transazioni varie del passato è tutta qua nei numeri, e se c'è qualcuno che mi vuole smentire mi smentisca pure. Grazie. Grazie Vice Sindaco. Nessun altro intervento? Beh. Passiamo alla votazione. Votiamo la proposta numero 91 del 24/12/2019, lavoro di sommergenza per la messa in sicurezza e ripristino del rivestimento esterno presso la caserma della stazione dei Carabinieri in Bronte. Chi è d'accordo alzi la mano? Tutti tranne... Astenuti? Calamucci astenuto o contrari? Astenuto Calamucci. Contrari penso non sia nessuno. Votiamo le immediate esecutività. Come prima. Sembra che abbiamo concluso, abbiamo finito con questo, abbiamo finito anche l'anno. Consiglio comunale, io ne approfitto un attimino. Aspetta Calamucci. Anche c'è poi l'assessore vuole dire una cosa. Per fare gli auguri a tutti, oltre agli impiegati che l'avevamo già fatti prima di Natale, fare gli auguri al Consiglio Comunale. No, non ti preoccupare, semplicemente che mi riallaccio a quello che ha detto Currao prima, e in parte quasi in tutto condivido quello che ha detto, perché se siamo stati eletti, se abbiamo cercato il consenso, dobbiamo poi dimostrare alle persone perché le abbiamo cercate, perché siamo stati eletti. Questa è anche una forma di serietà, penso, da parte di tutti, soprattutto di chi è andato in giro casa per casa a cercare consenso e poi magari tralasciare quello che è il nostro compito, che sarebbe quello del Consiglio Comunale, penso, di controllo più che altro, perché abbiamo un lavoro così difficile da fare. Però questo ognuno è libero di fare quello che ritiene più opportuno, ognuno pensa e si comporta come ritiene più giusto fare, ma penso che anche un rispettoso nei confronti dei cittadini che ci hanno eletto, quantomeno di rappresentarli, poi votare contro, votare a favore, fare proposte diverse, questo è nella nostra legittimità. Grazie. Assessore De Mulo, prego. Grazie Presidente. Io volevo fare solamente alcune precisazioni nell'occasione di porgere gli auguri di un buon anno a tutti. Però è opportuno farle perché creiamo confusione anche nei confronti della gente che ci segue da casa. Io mi auguro che questo anno, soprattutto nella parte finale, che si concluda oggi con meno veleni rispetto a quello che c'è stato fatto negli ultimi mesi. Anche perché è opportuno precisare, caro Presidente, ma non per un tono polemico sia nei suoi confronti e sia nei confronti da parte del gruppo dell'opposizione, di alcune cose. Uno, ad esempio, ma attenzione, la prenda solamente a beneficio di inventario, anche per precisare, con la nostra coscienza e con la nostra correttezza. Se si va a proporre un regolamento, se si fanno delle proposte di modifica, se si fanno delle proposte su determinate cose e poi nel momento cruciale che si va a votare un regolamento si astiene, logicamente si crea un po' di confusione. Quindi soprattutto nel primo punto che abbiamo trattato oggi all'ordine del giorno. Però attenzione, non lo voglio dire in senso polemico, lo voglio dire in senso di capire la situazione, perché sennò si crea ulteriore confusione. Per quanto riguarda invece l'opposizione, ma gli è finito il senso di responsabilità a questi signori? Nel 2017, nel periodo in cui io mi ero allontanato da questa situazione di maggioranza, e attenzione, e lo voglio marcare, mi ero allontanato dalla maggioranza e da questa amministrazione,
spesso e volentieri sentivo, quando si doveva votare il debito fuori bilancio, il senso di responsabilità. Ma allora questo senso di responsabilità che cosa significa? Che si dovevano liquidare soldi agli amici degli amici? E mi assumo la responsabilità di dire questo. Oggi qua stiamo votando cose importanti di gente che ha fatto lavoro, come l'hanno fatto nel 2017, l'hanno fatto nel 2018, l'hanno fatto nel 2019. E il senso di responsabilità non funziona a convenienza. Oggi ci sono delle sentenze che vanno pagate a chi ha fatto dei lavori, che soprattutto scaturiscono dalla precedente amministrazione, dal 2014 al 2015, dal 2013. Oggi il vice sindaco ha fatto delle specifiche, noi ci ritroviamo a mettere pezze, e lo dico proprio così in maniera volgare, su tutti i lavori pubblici che oggi a Bronte ci sono, dal Castello Nelson, dalla chiesa di San Vito, per quanto riguarda i cantieri che ci sono aperti. Ma di che cosa stiamo parlando? E poi vengono a fare pure la morale. Ci scrivono di trattare l'interrogazione e poi non vengono neanche in consiglio comunale. Io mi auguro che il nuovo anno possa essere un anno differente rispetto a come si è concluso il 2019. Un anno che sia veramente di buon senso, ma soprattutto di rispetto reciproco tra le parti e qualsiasi posizione politica si ricopre. Io mi auguro solamente questo. Il ringraziamento mi voglio associare insieme alla collega Samantha Longhitano, e lo faccio a nome mio e anche del mio capogruppo Angelica Catania, un ringraziamento particolare a tutti gli uffici, con in testa l'ingegnere Caudullo, la signora Gina Benvegna, e voglio augurare buon anno a tutti voi e alle vostre famiglie. Ma un grazie particolare oggi, questo per coscienza mi consta, lo devo fare a due consiglieri comunali che hanno dimostrato effettivamente il vero senso di responsabilità, e questi sono Salvo Calamucci e Rosario Liuzzo, perché uno deve essere corretto di quello che dice, e quindi li ringrazio per il loro senso di responsabilità che sono stati in consiglio comunale. Grazie e buon anno anche a voi e alle vostre famiglie. Grazie assessore.